chi è più forte tra Saponara e Neymar? Sul dribbling, ragazzi, non c'è storia. Neymar è il migliore del mondo in questo fondamentale. Ne prova circa 10 a partita di potenza, di classe, di skill, di tecnica per il mal di testa dei difensori. Grande rispetto per la classe di Saponara, ma al punto del dribbling va il brasiliano 1-0. Neymar ci ha abituato a dei colpi di genio assoluti, ma Saponara ha incastonato delle perle nella storia della Serie A, come il colpo di tacco a tempo scaduto di qualche anno fa o la rovesciata di quest'anno. Genio e sregolatezza, Ricky Saponara 1-1. Lo sappiamo benissimo, l'esterno che gioca a piede invertito deve farci emozionare calciando col piede forte sul secondo palo. E se Neymar lo fa benissimo, state sicuri che un centimetro lasciato a Ricky Saponara per il destro a giro è gol assicurato. Punteggio che cambia e punteggio che cambia anche qui. 2-1 per Ricky Saponara. Negli anni Neymar ci ha abituato a diverse cadute di stile, come le partite saltate per il compleanno della sorella. Mentre Saponara, come vedete qui, è un vero maestro. Un maestro di stile ed eleganza. In più è anche un bellissimo uomo. 3-1.